Che cosa hai messo? Lo fai vedere? Ma non, non le chiappe! Non le chiappe, quelle le conosciamo benissimo, fin troppo. Fammi vedere un po' con cosa vai oggi al campetto. Fammi vedere un po' cosa c'hai al collo. Fammela vedere. Cosa c'è scritto qua? Cosa c'è scritto qua? Raccontami un po'. Sciocchina. C'è scritto Alice, perché di chi è quella collana? Mica di Sofia. Eh? Di chi è quella collana? Anche la Nicole non lo sa, eh. È mia la collana. E come mai c'è la Sofia? È la collana del... Buongiorno, dobbiamo anche sistemare i capelli a te. Eh? Ma come? Non parli, però ti metti davanti. Lo dico io. Lo dico io? Questa è la collana del coraggio. È la collana della mamma che è la collana coraggiosa. E la usa Sofia per andare? La collana del coraggio oggi Sofia la usa per andare al campetto. Perché la Sofia ha bisogno di un pochino di coraggio oggi perché deve compiere Una prova, vero Sofì? Sofia. Sofia deve compiere una prova. Una prova di coraggio, appunto, vero? Ti ricordi che prova è, Sofì? Ricordi che prova è? Cosa devi fare? Ma scusa, non parli neanche con me. Digli un po' che abbiamo una prova di coraggio vera noi. La Sofi ce l'ha. Vero? No, dai, la voglio fare anch'io. Guarda, lei non vede l'ora di fare le prove del coraggio. Dai, dimmi qual Digli un po' come la tua, che vediamo se riesce a farla anche Nicola oggi, una prova così. Oh Devi chiedere una. là là. Devi chiedere. Sei emozionata. Devi chiedere una bambina che non conosci e gli devi dire ciao. E poi cosa Io devi lo faccio dire? sempre. Devi dire ciao. Come ti chiami? Devi dire ciao, sono. Sofia. Come ti chiami? Questa è la prova di coraggio. Oggi deve Ah, ma io non riesco a salutare. fare. Oggi deve salutare una nuova amica. Vero, Sofì? Io l'ho fatto anche ieri al maneggio. Ci ha fregato con la prova di coraggio la Nicole. Perché io faccio tutto ciò. Anche a scuola lo faccio. Io Digli, Sofì. Aurora è diventata mia amica quando ci siamo conosciute ai gommoni. Digli, Sofì, che per te questa è una prova di coraggio difficile, vero? Perché Per Sofia me è invece. facilissima. A Perché Sofia di solito non lo fa. me Vero, mi chiedono amore? tutti sempre, vuoi essere mia amica? O Vero, Sofì, che di solito tu non. se no, Pimanga viene a portare a me e saluta una Sì, bambina ti che prego, non forse che conosce là. le faccio. E deve fare la prova al posto tuo. Sì. E non funziona Sì, così, però. Maneggio, Devo fare poi l'aiuto, non rivieni da disturbarmi. me, stai lì un pochino. Sì, mamma, posso. Grazie, Disperazione per un bacio. no, vuoi venire anche tu ai ravinelli? Non vale, non vale, non vale. Puoi fare l'aiuto di coraggio. Vuoi Cioè, pensa tu lei che vuole venirci e invece non può perché va in un altro posto. E tu invece cosa fai quando vai lì? Perché Nicola va in gruppo con i grandi e io vado in gruppo con i piccoli. Come con la Viola, uguale. Posso passare a salutare Viola? Adesso Viola viene con noi adesso. Sì, la vedi? No, vado a salutare Viola e Asinelli anche se viene Martina con noi. Posso? Eh no, perché tu devi andare prima al maneggio. Hai lavato i denti? Vieni qua che mettiamo la crema. Allora, insomma, oggi ce la facciamo a fare questa prova di coraggio? Devi battermi un 5. Voglio che mi combini gli asinelli perché scrivi. Mamma, lo vuole anche Viola, quindi siamo 3 contro 1. Vuoi che io scrivo la Nicola? Perché tu vuoi stare con Nicole?
Guardala, guardala che vuole stare con la Nicole. Poi la Nicole le dà i baci e lei scappa, guardala. Ma pensa a te. Ma pensa a te. Ma perché posso andare in generale? Grazie, Sofì. Però... guarda come sta lì a prenderli con stravoglia, guarda. È una tempesta di bacini questa, Sofì. È una tempesta di bacini. Piano. Dai, dalle un bacino bene adesso, però, poverina, che poi andiamo. Mi sto dando tantissimi baci. Uno, e dagliene uno solo, così e basta, no? Dagliene uno, poverina, non glieli dai mai. E tua sorella ti vuole tanto bene. Quando tu me li dai, io mi giro, tu cosa fai? Ah, infatti, anch'io me la ricordo questa cosa, Cosa? Che quando tu vai a dare un bacino a Nicole e lei si sposta, tu ti arrabbi e piangi. Guarda la Nicole invece. Che non si è arrabbiata perché ti vuole tanto bene. Io mi sposto solo per vederla in faccia. Perché io ero girata così del tavolo della nonna, lei era qua. Io mi sono girata così e ho pensato che. Dai, bacino che andiamo. Qualcuno mi ha colorato il gioco. Adesso la Sofì ti fa vedere dove mette lo zainetto dentro la serra. Vero? Dove lo mettiamo, Sofì? Di qua dove era ieri? Ti aiuto? Ok, perfetto. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Ok, allora, l'asinello. Vuoi farle vedere alla Niki? Gli asinelli di là. Per primo caso ho chiesto una persona. Guarda che la Sofì ti fa fare il giro. Passiamo di qui. Vuoi vedere il fuoco? Ah, quello è bellissimo, C'è il fuoco finto. Cioè, è il fuoco dell'amicizia. Sì, è il fuoco dell'amicizia. Vedi, dobbiamo finire di dipingere poi i sassi. Wow, hai visto? Così lo facciamo bello colorato. Poi si sa solo che con quel temporale si è un po' spento, vedi? Ce l'abbiamo fatta con Sofia a superare questo nuovo ingresso al campetto. Ma lei ormai aveva il suo scettro del potere, la collana del coraggio. E Nicole le ha fatto vedere come si fa amicizia e come superare questa prova di coraggio, e voleva che stessi lì più tempo Sofia, perché continuava a dirmi stai qua un po' con me, stai qua un po' con me. Però un po' ci sono stata lì, non è che l'ho lasciata lì e me ne sono andata subito, un po' sono stata, poi dovevano iniziare ovviamente le loro attività della giornata, quindi gli ho detto che dovevo accompagnare Nicole al maneggio e poi andavo a prenderle la pizza e poi tornavo a prenderla. Tanto come tempo che Sofia sta al campetto sono 3 ore, dalle 9 fino a mezzogiorno, e poi basta, finito, perché l'ho iscritta solo per mezza giornata, che è già tanto per lei, come abbiamo visto. È già tanto, solo che lei deve piano piano sciogliersi anche in situazioni come questa, in cui è in un nuovo posto con nuove persone. Fa più fatica sicuramente di sua sorella, perché Nicole non ha problemi su questo. Fa più fatica, però è giusto che prenda un po' più di sicurezza anche lei. Quindi sono contenta che non ha pianto questa mattina, che mi ha salutato tranquilla, dopo essersi ovviamente assicurata che io tornassi a prenderla. Però penso che andrà bene questa mattina. Oggi mi sa che gli facevano fare qualche attività. Ieri era stata una giornata così di ambientazione più che altro, anche perché in 3 ore non è che possono fare più di tanto. Però oggi ho visto che le stavano dividendo in gruppi. Sofia è stata messa nei pulcini arancioni e quindi li stavano dividendo per età e per tipo di giornata che fanno, perché si poteva scegliere se stare lì mezza giornata, quindi tornare a casa per pranzo e basta, oppure se stare lì la giornata intera. Allora dividono i bambini in base all'età e in base al tempo che stanno lì, in modo da fargli fare delle attività all'interno del tempo che loro passano al campetto. Quindi sono curiosa di sapere prima di tutto com'è andata, però penso bene che non ci siano problemi, perché questa Sofia ha un po' questo problema del distacco. Infatti ieri sera piangeva perché mi diceva che voleva stare con me,
ha un po' questo problema del distacco, però una volta che è lì non si rende neanche conto del tempo che passa, fa l'attività, sta con i bambini, quindi la vive bene poi. Il problema è questo distacco iniziale che lei soffre e il dover ritornare poi il giorno dopo in quel posto sapendo di stare da sola. Però sono convinta che piano piano anche lei, come tutti, riuscirà a gestire questa sua caratteristica, diciamo, che la frena un pochino, però è carattere, non si può farci niente, si può lavorarci sopra piano piano. Avete corso ad occhi chiusi nella serra? Sì. Sì. E poi? Poi c'era una bambina col cappello rosa come quella, sì, e che era sua sorella più grande. Mm-hmm. No. E poi io, dimmi, e dimmi. La sua sorella più grande. Sì. La sua sorella aveva occhi chiusi, io aperti, e la dovevo, lei era dietro di me, io la dovevo tirare. Ah, quindi avete giocato a correre a occhi chiusi? Meraviglia. Come, ma lo spettacolo, era lo spettacolo. Erano, che spettacolo era? Ma vuoi andare a vedere da vicino? Io si è bagnata tutta. No, come ha fatto? Si è bagnata. Le maestre si è bagnata tutta viola. Anche i capelli si è bagnata. Perché faceva caldo magari. Vuoi andare a vedere l'asinello calzino? Guarda che te lo faccio vedere. Guarda che c'ha il calzino bianco. Sì, sì. Vedi che c'è il calzino bianco? Quello? Sì, vedi che c'è una zampettina bianca. L'hanno chiamato calzino perché c'è il calzino bianco. Oggi non abbiamo fatto il giro di qua. Oggi no, cosa avete fatto oggi? Raccontami un po'. Prima cosa abbiamo che avete fatto? Arrivo. Allora. Dica. Siamo andate prima là e ci hanno dato la tartaruga che si chiamava insalata. Mm-hmm. E l'abbiamo accarezzata. Meraviglia. Ci hanno letto la storia. Che storia? Quella delle tartarughe. E cosa facevano le tartarughe in questa storia? E poi c'era anche sul libro che su quella signora là. Sì? No, la zia Roby, l'altra. No, la zia Roby. Ok. Contato la storia e sulla sua manina dentro il libretto c'era sempre una tartaruga piccolina. Che carino! Perché lì era nata adesso, però sono tutte dentro. Ma era una tartaruga vera? Sì. Appena nata? Che meraviglia, l'hanno già scelto il nome. Lattuga, quella che abbiamo visto oggi. Quella piccolina si chiama Lattuga, quella appena nata? Sì, però adesso è grande. Ah, adesso è grande. C'è così. C'ha 5 anni, come te! Perché hanno contato i quadretti a 5 anni. Ah, quindi tu sai contare gli anni alla tartaruga adesso? No, hai imparato? L'ha contati una signora che ci aveva. Andiamo! Che meraviglia, anch'io voglio un badile! Yeah, tu non pulisci la cacca dei cavalli domani, Sofì? Domani ti hanno già detto cosa fai tu, Susi? No, sorpresa! Sorpresona! L'occhiale! Ecco, se li vuoi. Op. Viola! Aspetta che li prendiamo. Oissa! Tieni, bambola, se vuoi puoi mettere. Pizze! E Sofia non ha portato a termine la sua missione. Non ha salutato nessuno che non conoscesse.